sì, a tutte mi sentite? Datemi un cenno anche a me perché non sono sicuro. Ok, perfetto. Mi sentite bene quindi, ottimo. Allora, benvenuti a tutti e a tutte, benvenute alle mie ragazze del Project Work. No, fa distinzione. Non faccio nessuna distinzione, insomma, le ho salutate, le ho conosciute l'altro giorno, abbiamo fatto una call. Allora, ok, dai, partiamo in quinta che insomma ci sono tante cose da dire e comunque insomma 2 ore volano in fretta. All'interno del perfetto. Allora, dunque, noi oggi stasera parliamo di infografiche e di grafica web per il web. E allora, per me, ok, scusate se sono magari se non sono perfettamente. Cioè è sempre un po' un'ansia per me fare i webinar per scuola di blog perché vedo appunto i listening, vedo le proposte strategiche di alcuni di voi e vedo che proprio siete tutti molto sul pezzo, anche a livello grafico, ci sono state delle presentazioni davvero realizzate bene, quindi insomma sicuramente il livello è molto alto anche di questa classe. Comunque, allora, un attimo che apro la cartella dove ho il file. Faremo una lezione all'inizio, diciamo qualche cenno teorico su come impostare un layout per un'infografica e vari tipi di layout. Adesso vedremo insieme di che cosa appunto sto parlando. E poi dopo si passerà alla parte pratica in cui vi farò vedere qualche strumento, proprio qualche strumento operativo e qualche sito da cui trarre spunto, da cui trarre delle risorse gratuite, dei template. Allora, partiamo subito, quindi vi condividerò lo schermo a breve. Per adesso parto facendo un paio di premesse intanto. Allora, come sempre quando faccio un corso per classi ampie e variegate, la difficoltà più grande è quella di bilanciare la lezione in modo che non sia né troppo banale né troppo avanzata. Io insomma ci ho provato, vedremo se ci sono riuscito. E non aspettatevi una lezione di grafica pura, cioè utilizzeremo Illustrator, però nel senso io non sono un grafico specializzato, ma semplicemente qualcuno che negli ultimi 2 anni, negli ultimi 2 o 3 anni, tutti i giorni ha avuto a che fare con delle esigenze che richiedono lo sviluppo di grafiche, quindi Visual Post, locandine, anche infografiche e l'utilizzo di software di grafica. Quindi diciamo che ho fatto in necessità virtù. Non sono nato come grafico. L'obiettivo della lezione quindi non è quello di insegnarvi a creare un'infografica super figa, super complessa e una roba appunto da applausi, ma è quello di dare indicazioni utili per permettere a tutti, anche a chi non ha competenze grafiche appunto specifiche, di realizzare un buon prodotto. Preferibilmente senza stare a perderci una giornata intera, magari, perché appunto. Il rischio con la grafica è questo, che quando non si hanno delle competenze specifiche o non si ha molta esperienza, si perdono 8 ore per fare una locandina che magari si potrebbe fare in un'ora, sapendo dove andare a pescare le cose e sapendo qualche trucchetto. Ok, quindi con un po' di fortuna spero di riuscire a trasmettere anche a chi tra di voi è in possesso di competenze già avanzate, e sono sicuro che qualcuno c'è, un paio di trucchetti che gli potrebbero tornare utili. Ok, detto questo. Detto questo, possiamo partire. Allora, dunque, ok, quindi fare una buona infografica non è facile. Allora, noi partiamo prima di tutto con un discorso che riguarda non la parte prettamente grafica, quindi di realizzazione grafica, ma con un discorso più di raccolta di dati, ok? Quindi le capacità che qui entrano in gioco sono la capacità di sintesi, la capacità di raccogliere dati interessanti, okay? Quindi raccogliere dei dati interessanti e anche saperli organizzare, e poi di trasformarli in elementi grafici di impatto, affiancandoli magari a un'impaginazione ben fatta, a delle linee che comunque seguono gli elementi grafici e che quindi sono in linea cioè bisogna fare in modo che la grafica sia coerente in tutti gli aspetti e che il layout sia ordinato e che ne agevoli la lettura e la comprensione. Poi vedremo degli esempi.
Quindi questi sono alcuni dati che ho trovato sul web, quindi questo è semplicemente uno screenshot, ma queste sono cose che sono decisamente risapute, nel senso il contenuto visuale oggi è preponderante, deve essere preponderante, tant'è vero che ad esempio anche su Facebook se mettete un visual post che ha troppo testo, questo lo sappiamo tutti, non viene, la sua portata organica viene limitata e anche quella sponsorizzata. Addirittura ho sentito ultimamente di alcune voci di corridoio che dicono che i video dovrebbero, cioè ho sentito addirittura che saranno sempre più preponderanti i video perché in pratica Facebook limiterà addirittura i contenuti, qualunque contenuto che non è video, ok? Quindi questa è una cosa ancora che va oltre ancora la grafica. Però appunto sono voci di corridoio, c'è stato qualcuno che appunto ha certificato dei cali a livello di portata di alcuni contenuti. E di alcune pagine che prima andavano molto bene. E appunto, secondo alcune indiscrezioni, ci sarà una netta preponderanza da parte di Facebook del contenuto video. Quindi, fra un po', probabilmente l'anno prossimo dovremo fare dei webinar in cui spiegheremo come creare dei video d'impatto, di magari 30 secondi invece che delle infografiche. Però attualmente sicuramente sono uno degli strumenti più utilizzati dai marketer e dalle aziende per rendere comprensibili e facilmente leggibili grandi quantità di dati. Ok, quindi le domande da cui partire per realizzare un'infografica sono sempre diciamo, sono le stesse sono le stesse che bisogna farsi quando si fa un'analisi di listening, una proposta strategica, cioè fondamentalmente qualsiasi cosa che riguarda il marketing o comunque la comunicazione, bisogna domandarsi che cosa voglio comunicare, chi è che può trovare la mia infografica interessante, quindi a chi mi sto rivolgendo, e questa cosa a sua volta determina le altre due, cioè con quale linguaggio mi rivolgo al mio target, ma anche non soltanto il linguaggio, proprio il testo e le parole, ma anche il linguaggio a livello di icone e a livello di impostazione grafica, a livello di stile della grafica, no? Cioè, è ovvio che se ci rivolgiamo al business, al classico businessman, dobbiamo in qualche modo avere una grafica di un certo tipo, magari più schematica, magari più con delle linee rette, piuttosto che una grafica che riguarda magari l'ambientalismo o il food o gli animali, che invece appunto si possono utilizzare anche dei fumetti, ad esempio. E quindi questi sono alcuni criteri per cui che guidano appunto la decisione dello stile dell'impostazione grafica. Qui andiamo abbastanza veloci perché insomma sono appunto delle nozioni teoriche che direi appunto che sono semplici, insomma, da assimilare. Quindi l'infografica si costruisce a partire da un'analisi, una progettazione, una fase di creatività, quindi la scelta del template, della linea grafica e dello stile, e poi appunto la fase operativa. Adesso vedremo quali sono gli strumenti di tutte queste fasi. Senz'altro bisognerà nella fase di analisi un attimino accantonare gli strumenti grafici per appunto prendere in mano invece tutti quei tool, quei web tool che permettono di organizzare, di raccogliere, accumulare, organizzare, catalogare una grande quantità di informazioni, di contenuti e di dati, da cui appunto andremo a estrapolare solo quelli che ci interessano, che poi andranno a dare corpo alla nostra infografica, alla parte numerica e proprio di classici grafici a torta o a barre della nostra infografica, ok? Per cui la progettazione, anche per la progettazione, io consiglio all'inizio di non utilizzare immediatamente un software grafico, ma semplicemente carta e penna, si mette giù appunto la struttura, e
E, oppure appunto ci si appunta su un foglio Word esattamente il focus, cioè quello che dovrebbe essere il focus della nostra infografica, anche le mappe mentali in questo caso, anche XMind ad esempio, questo è uno strumento molto utile, in modo da riuscire a organizzare i contenuti in maniera il più possibile schematica e comprensibile. Cioè, una infografica ben realizzata deve avere un focus principale, quindi un macro tema, e poi svilupparsi, dopo, e poi svilupparsi con delle, con delle, con dei temi, con delle tematiche, dei contenuti, secondari e così via, terziari anche. Dopo la scelta dell'impaginazione può essere, soggettiva, cioè nel senso noi possiamo sviluppare un'infografica in maniera verticale, oppure in maniera anche orizzontale, oppure anche quadrata, cioè come dire, ci può essere anche un'infografica quadrata. Non si vede spesso perché si cerca di mantenere una certa verticalità, un po' perché certe infografiche poi dopo potrebbero diventare, ad esempio, potrebbero essere spezzettate e potrebbero diventare delle locandine, ad esempio. E poi insomma, perché fondamentalmente uno ormai è tutto sviluppato in verticale, cioè uno quando comunque scorre il suo smartphone lo fa in verticale, quindi anche un'infografica sviluppata in questo modo risulta più compatibile con i vari dispositivi, più fruibile. Ok, andiamo avanti sempre veloce, anche qui l'infografica si costruisce a partire da tre concetti chiave, di sintesi, selezione e layout, ok, che sono in pratica questi concetti. Vi abbiamo appena parlato. Per realizzarlo, Munir CD, qua abbiamo gli strumenti proprio operativi, ok? Quindi qui forse c'è già qualcosa che qualcuno di voi ancora non conosce, spero. Sono in ordine, diciamo, di utilizzo, nel senso, abbiamo un pocket che poi può essere anche per Trees, può essere anche Feedly, cioè comunque può essere un web tool che serve per catalogare e raccogliere, organizzare i contenuti ed è nella fase chiaramente di analisi, di ricerca dei dati, ok? Poi abbiamo un secondo strumento che ho messo generico, un software di graphic design, quindi può essere Photoshop, può essere Illustrator, oppure può essere anche Canva, ad esempio, oppure può essere anche, come si chiamava Giulia, quello che usi te? Infogramma. Infogramma. Infogramma, ok? Può essere anche Infogramma, dopo andiamo a vedere cosa effettivamente presuppone l'utilizzo di ognuno di questi strumenti, nel senso che, come potete facilmente immaginare, l'utilizzo di un web tool, a meno che non si faccia l'upgrade a un piano a pagamento, impone delle limitazioni. Allo stesso modo, ci consente di creare un'infografica, in maniera molto più semplice piuttosto che utilizzando Photoshop o Illustrator. Adobe Color Wheel è lo strumento gratuito di Adobe, di cui dopo vi fornirò il link. Anzi, se volete, ve lo fornisco subito, un attimo che lo prendo. E così intanto potete darci un'occhiata. Fondamentalmente uno strumento che permette di, a partire da un colore, quindi un codice colore che noi decidiamo, ci dà varie possibilità di abbinamento di questo colore, tutte comunque con delle scale cromatiche sensate, no? Allora, adesso vi Ok, cioè ci dà la possibilità, a partire da un colore che noi definiamo come colore di base, ci dà la possibilità di regolare, di trovare degli altri colori che possono stare bene nella nostra infografica, ma questo in realtà è uno strumento che è utilizzato anche dai web designer per definire la palette colori dei propri siti web, ad esempio, no? E quindi noi possiamo regolare il colore, in base a dei colori analoghi a quello che gli abbiamo dato come punto di partenza, oppure su una scala monocromatica, oppure su una triade di colori, quindi anche con dei contrasti abbastanza forti, oppure tutti della stessa tonalità, semplicemente cambia, diciamo, il livello di saturazione del colore, no?
Ok. E iConsate è un fantastico portale in cui si possono trovare icone che servono a costruire le nostre infografiche, ma in generale anche qualunque altra composizione grafica in cui ci sia la necessità di utilizzare delle icone stilizzate. E qui ce n'è veramente tantissime. L'unica, ed è un motore di ricerca che funziona a parola chiave, chiaramente. Quindi noi basta che ci mettiamo ad esempio cake e ci vengono tutte le icone possibili immaginabili delle torte. Anche qui ci sono delle limitazioni, ovviamente, nel senso che possiamo scaricare icone gratuitamente soltanto fino a 100 pixel, che effettivamente non sono tantissimi, però se li rendiamo in vettoriale, cioè se utilizziamo ad esempio Photoshop, possiamo convertirli in smart object e fondamentalmente dopo ci mantengono la risoluzione, okay? Senza perdere la definizione, possiamo ingrandirle. Certo, non è come avere un'icona 4000x4000, però insomma, sempre meglio che niente. FreePic, che secondo me è una risorsa abbastanza fondamentale, cioè direi definitiva per chi si occupa di grafica oggigiorno, ma anche locandine, anche mockup, anche semplicemente template per dei biglietti da visita. C'è veramente il mondo sopra questo portale. Basta digitare una parola chiave, dopo lo vedremo insieme e ci sono tantissime risorse che sono scaricabili gratuitamente. Non è l'unico che c'è, ma sicuramente è quello più meglio fornito. Ciao Lorena. Ok, quindi questi sono i software consigliati per trovare dati e informazioni. Avevo già parlato di Pocket, i miei preferiti sono Pocket e Feedly per la loro semplicità d'utilizzo, poi dopo ci sono anche Paperly, Pertrees, Scoopit. Paperly a partire da una parola chiave che noi decidiamo di nostro interesse, genera automaticamente una specie di newspaper, una specie di giornale che si aggiorna quotidianamente con dei contenuti rilevanti per noi. E Pertrees fondamentalmente è un po' come Pocket, più o meno. Qui ve li ho solo accennati, poi chiaramente vi passo le slide, ma qui li accenno e basta perché meriterebbero una lezione a sé stante. Allora, passiamo agli 8 step per creare un'infografica di successo, vabbè, titolo molto marchettaro comunque. Allora, i dati. Quindi raccogli i dati da fonti autorevoli e scegli uno o due punti chiave su cui focalizzarti, quindi questo è il primo punto e abbiamo parlato appunto dei software, dei web tool per organizzare questi dati e per raccoglierli. Dopo naturalmente vanno scremati, potranno non essere tutti di nostro interesse alla fine, però insomma noi partiamo da una buona base di partenza. Il pubblico, quindi il classico discorso a chi si rivolge l'infografica che sto realizzando, perché appunto se sto facendo qualcosa per cui posso utilizzare un tono anche molto, molto scherzoso, anche informale, utilizzerò un'impostazione grafica differente rispetto all'infografica invece per il dirigente o per la pubblica amministrazione, ad esempio. Quindi dal target cambia poi tutto, in realtà, cambia tutta l'impostazione. Ciao Daniele, ben arrivato. E, ok, quindi gli obiettivi dell'infografica fondamentalmente sono, possiamo sintetizzarli in tre, cioè noi possiamo dire che un'infografica può servire per semplificare il processo decisionale presentando varie opzioni in modo visual, filtrare e riassumere grandi quantità di dati in un formato semplice e facile da capire, oppure presentare informazioni che risulterebbero banali in modo divertente. Ok, quindi adesso andiamo a vedere anche qualche esempio di questi tre casi. Diciamo che la fase di cui abbiamo parlato prima, cioè quindi lo step di raccolta dati,
di organizzazione dei contenuti in maniera massiccia è prevista soltanto per il secondo caso, cioè il secondo caso è preponderante. Quando abbiamo grandi quantità di dati, magari quando appunto dobbiamo fare un'infografica semplicemente persuasiva, per ad esempio, vabbè, ma adesso andiamo a vedere gli esempi, okay? Che è molto meglio. Quindi in questo caso semplificare il processo decisionale presentando varie opzioni in modo visual, vediamo che questa infografica, se non sbaglio, è stata fatta appunto dal dipartimento medico o comunque dalla salute, dal Dipartimento di Salute Pubblica di qualche paese, e appunto cerca di presentare i dati in modo da riuscire a convincere le persone, a convincere, insomma, rendersi conto, ingrandire. Ah, no, si vede poco. No, vabbè, Mi dicono che si vede poco, più o meno è l'impostazione comunque quella che conta in realtà. Cioè, se riuscite anche a vederla, la vedete bene? Ok, perfetto, perfetto, sì. Ok, quindi in questo caso, fondamentalmente si tratta di presentare in maniera grafica e visivamente accattivante i vantaggi del fare movimento, fare sport. Okay? Quindi in questo caso io l'ho presa come esempio perché questa credo che raggiunga perfettamente l'obiettivo. È un'infografica colorata che si nota subito accattivante con un elemento centrale, focale, okay? Quindi proprio al centro dell'infografica dovrebbe essere la leva maggiore per spingere le persone a fare più sport, cioè bastano 60, come dire, lo slogan è bastano 60 minuti ogni giorno, ok? E poi ci sono tutte le variegate possibilità di attività fisica che uno può fare. E poi c'è appunto uno slogan in grande alla fine, con stai meno seduto e muoviti di più. Quindi in questo caso vedete che raggiunge perfettamente l'obiettivo. Secondo esempio di infografica che ha questo scopo, cioè semplificare il processo decisionale, quindi anche un po' convincerti a fare qualcosa o comunque presentare qualcosa da una parte qualcosa di bello che ha una prospettiva buona e dall'altra invece una prospettiva, diciamo, cattiva, no? Quindi questa come infografica, diciamo, di carattere psicologico o comunque di carattere motivazionale, a me subito, quando l'ho vista, mi è subito piaciuta molto. Perché anche questa, nella sua semplicità, perché qui fondamentalmente si tratta di più o meno, non so se il formato è una 4, comunque, bene o male, la forma è quella lì, e abbiamo appunto due silhouette di una persona in piedi, quindi in una posizione, in un atteggiamento sicuro di sé, e caratterizzata appunto da una tonalità verde, quindi una tonalità molto positiva come colore, e dall'altra invece qualcuno di rannicchiato su se stesso, pensieroso, che rimugina, ok? Quindi. E c'è questa contrapposizione. E poi attorno a queste icone, a queste silhouette che campeggiano al centro dell'immagine, cioè sui due lati, abbiamo tutta un'altra serie di icone con delle didascalie. Quindi molto semplice e molto efficace. Okay? Proprio una contrapposizione netta anche a livello di colori. E poi dopo non è che c'è stata un grande sforzo, è proprio semplicemente proprio la struttura è fatta per risaltare da sé, senza che ci sia uno sforzo creativo particolare. Ok? E allora, qui invece abbiamo già qualcosa di più complesso, perché vedete, rispetto a quelle di prima, che erano soltanto, cioè soltanto, tra virgolette, erano
colori, forme e qualche scritta. Qui abbiamo cifre, grafici, grafici a torta, abbiamo delle percentuali, abbiamo tante silhouette e abbiamo proprio dei grafici a barre, insomma, qua è qualcosa di, cioè si capisce che c'è uno studio dietro, ok? Cioè rispetto a quelle di prima c'è una raccolta di dati molto più corposa, perché per riuscire ad arrivare a queste percentuali, a questi dati, vuol dire che insomma questi dati devono essere stati presi da qualche parte, mentre invece diciamo che prima la parte numerica di percentuali di dati, di grafici, non era così preponderante, era lasciata un po' nell'ombra, anzi, in una addirittura, anzi, non c'era proprio. Ok, quindi qui si tratta di filtrare e riassumere grandi quantità di dati in un formato semplice e facile da capire. Anche qui, ovviamente, chi ha realizzato l'infografica si può permettere. Ha scelto questa impostazione qui abbastanza anche giocosa, no? Perché con queste figure a fumetto, evidentemente l'intenzione è quella di creare una contrapposizione tra adulti e teenager. Il pubblico in questo caso è molto molto generico. Quindi abbiamo capito anche qui. Questo è un altro esempio che mi ha colpito molto di infografica che riassume una grande quantità di dati. In questo caso i dati sono dei loghi, cioè in questo caso i dati non sono dei dati a livello proprio di percentuali, numeri, statistiche, ma i dati sono visuali anch'essi. Questo che mi ha colpito, cioè il fatto che loro sono riusciti, chi ha creato l'infografica è riuscito a organizzare tutti questi loghi appartenenti a tantissime aziende diverse, indicando il settore di appartenenza lo stato mentale dominante che questo tipo di logo deve ispirare nel consumatore, insomma, nell'utente. Okay? Anche questo è un tentativo di infografica molto interessante che credo raggiunga perfettamente il suo scopo. Notate anche poi quelle che sono fuori dai grafici, che sono quelle multicolor, che infatti si rivolgono, vogliono, hanno l'ambizione di rivolgersi a tutti. Questa in realtà non è proprio un'infografica completa, perché come vedete ci sono dei lorem ipsum, però l'idea è quella. Cioè, qui probabilmente è un'infografica che potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per far capire, non lo so, il piano di studi di un universitario, ad esempio, o di qualcuno appunto che si deve diplomare. Da quanto è composto a livello proprio di ore e di tempo che uno studente deve dedicare a ognuna delle discipline, no? E però in questo modo qui, invece di fare una lista con le ore o appunto invece di fare semplicemente delle barre che spuntano e in base alla lunghezza della barra, uno capisce che deve fare tot ore di astronomia e tot ore di algebra e tot ore di sport, li si organizza in questa maniera qua, cioè in questo modo è un modo molto creativo perché c'è appunto questa silhouette del neodiplomato che viene spezzettata utilizzando vari colori, facendo capire immediatamente di che cosa si sta parlando, però allo stesso tempo rendendo emozionante, se vogliamo, cioè emozionante, comunque rendendo sicuramente più memorabile il tutto, cioè tutta l'informazione, comunque la comunicazione che si vuole dare. Ok, anche questa è molto simpatica, mi è piaciuta molto anche questa, nel senso, in questo caso si tratta proprio di, è uno scherzo, cioè un'infografica che è uno scherzo di fatto. Cosa facciamo?
cosa si fa quando non abbiamo più la connessione internet. Anche in questo caso, invece di un semplice punto elenco, invece di immagini di ragazzi, persone disperate, noi abbiamo qui questa unica silhouette di questo omino anonimo che però è in posizioni differenti. E quindi insomma ci fa ben capire, diciamo che raggiunge lo scopo di essere, di far ridere e di essere divertente con stile. Ok, qui andiamo ancora veloci così procediamo appunto alla parte pratica. Ok, allora il layout è molto importante per appunto cercare di capire come organizzare i dati, i testi, gli elementi grafici che abbiamo scelto. Cioè, una volta che abbiamo capito a chi ci rivolgiamo, una volta che abbiamo raccolto i contenuti, una volta che abbiamo impostato, cioè abbiamo definito l'obiettivo, bisogna capire come andare a organizzare questi dati esattamente, no? Quindi a livello proprio di struttura dell'infografica. Vediamo anche qui degli esempi. Questi sono i sei esempi, andiamo a vederli. Andiamo a vederli nello specifico. Vi faccio vedere qualcosa condividendo lo schermo. Allora, ok, arrivo subito, eh. Scusate, non arrivo in qua. Eccoli qua. Andiamo intanto da questa prospettiva, che dopo vi faccio vedere appunto direttamente da Illustrator come si può fare e anche da Canva, perché fondamentalmente per cercare di essere il più esauriente possibile in questa lezione, che comunque sarà limitata, ho cercato di dare un'impostazione che possa un po' soddisfare tutti, nel senso, perché io mi rendo conto che c'è qualcuno che potrebbe preferire utilizzare Canva perché magari non ha il pacchetto Adobe o non sa usarlo, ok? E qualcun altro invece ha la possibilità di utilizzare il pacchetto Adobe, magari qualcuno è più avvezzo a utilizzare Photoshop e qualcun altro invece riesce a utilizzare Illustrator. Quindi andremo a vedere più o meno come fare le cose basilari con tutti e tre questi strumenti. Ok? Quindi se voi vedete a livello proprio di struttura, noi qui abbiamo in pratica sei layout possibili, poi naturalmente sta a noi, eh? Cioè, ma questi sono quelli che poi trovano il più spesso, la maggior parte delle volte si trovano sui portali dove si condividono appunto i template. Cioè, come andremo a vedere, quando noi creiamo un'infografica, raramente lo facciamo da zero, cioè raramente noi ci mettiamo lì e facciamo proprio l'impostazione grafica, cioè, diciamo che il lavoro che andiamo a fare, quello del social media manager, ci impone di partire da qualcosa di partenza, da
da una base di partenza a livello proprio di tempistiche, cioè nel senso che se qualcuno appunto vuole un'infografica realizzata ad hoc, cioè deve prendere in considerazione il fatto che ci potrebbe volere anche una settimana per fare un'infografica, complessa con la raccolta dei dati e tutto quanto, ok? So di alcune agenzie creative che appunto fanno dei preventivi a parte solo per delle infografiche. Preventivi da migliaia di euro. E quindi in generale qua si sta parlando di partire sempre da template precostituiti per andarci a inserire i nostri contenuti. Vedete anche voi da questa immagine quali sono le tipologie, cioè nel senso c'è un tipo di impostazione che assomiglia un po' all'home page di un blog, la prima. C'è la seconda che è proprio la comparison, ok? Quindi quella che è divisa in due e si fa la comparazione tra due prodotti, tra due tipologie, tra due stili di vita. C'è quella basata sui grafici, che è la terza, e appunto è quella che permette meglio di accumulare una grande quantità di dati e poi renderli facili da leggere. Poi ci sono un paio di tipologie di timeline, ok, queste qui, una in cui sono disposti degli elementi seguendo una specie di roadmap, e un'altra invece che c'è una linea dritta. Proprio una timeline classica in cui solitamente si vanno a impaginare, ad esempio, non lo so, quelle infografiche che spiegano come un prodotto, come un servizio si è evoluto nel corso del tempo, oppure i mutamenti societari di un'azienda, ad esempio, oppure a livello tecnologico come si è evoluto un determinato settore merceologico, ad esempio. E poi la terza invece c'è un'impaginazione proprio, cioè un'impaginazione dinamica, nel senso che vediamo un grafico e una figura e poi dopo questi due elementi vengono alternati in maniera che visivamente risulta più interessante da leggere, insomma, sicuramente più fruibile. Questo è qualcosa che, questo, diciamo, quinto step è qualcosa che è opzionale, cioè non sempre si riesce a ricalcare uno schema narrativo, ok? Quindi introduzione, svolgimento, conclusione, come se la nostra infografica raccontasse una storia. Sarebbe l'ideale, certo, ma non sempre si riesce. Ovviamente questo è un punto basilare, cioè la scelta del font, scegliere il font quindi in base al target. Qui io avevo usato vari tipi di font in realtà per scrivere questa frase, però probabilmente nella formattazione si è scasinato tutto, va bene, nel senso che sono in pratica sempre lo stesso font con delle grandezze diverse, d'accordo? Esatto, Giulia giustamente dice che ho perso un sacco di punti con queste cose nel sondaggione. Quindi anche qui il colore è un altro discorso che chi si occupa di design sicuramente sa quanto l'utilizzo di certi colori siano importanti in riferimento a una certa tematica piuttosto che un'altra, per cui ugualmente se parliamo se parliamo ad esempio di alimentazione, di caffè, di beverage, si partirà da colori tutti sulla tonalità marrone, ad esempio. Se parliamo di ambiente, chiaramente si partirà da colori più tendenti al verde. E poi questo è un consiglio che utilizzano, cioè che danno solitamente le persone che si occupano di grafiche e di design da molto tempo, che appunto, che non vuol dire rimanere minimale, cioè non vuol dire per forza essere essenziali,
e quindi andare al risparmio, diciamo, o non vuol dire per forza essere minimali, visto che adesso questo concetto va molto di moda, ma appunto di lasciare l'occhio un attimo riposarsi, cioè se uno crea un'infografica molto molto confusa, cioè con tantissimi dati, tantissimi colori differenti, è normale che poi l'utente si stanchi nel guardarla. Potrebbe creare confusione. Questo è un monito per realizzare una buona infografica, più che curare i dettagli visual, è importante saper raccogliere, selezionare, organizzare e posizionare i contenuti. Okay? Questo è sempre lo step iniziale, principale. Ora andiamo sul succo della lezione, ok? Visto che comunque sono passati circa 40 minuti, diciamo che di teoria ne abbiamo fatto abbastanza. Qui c'è una specie di riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso, quindi l'accuratezza nella ricerca, raccolta di informazioni e dati, capacità di sintesi molto importante, scelta del layout e esposizione degli elementi, scelta dei contenuti a cui dare risalto. E questi contenuti a cui dare risalto, come gli diamo risalto? Fondamentalmente attraverso appunto la cura delle dimensioni, degli elementi, dei colori, dei font, e anche qui non ce l'ho aggiunto, ma delle forme eventualmente che ci mettiamo sotto a questi contenuti, no? Cioè se il contenuto è una cifra, noi possiamo renderlo evidente attraverso un'ellisse colorata, 3D ombreggiata, e andiamo a vedere meglio. Questo è quello che in realtà vi ho già accennato prima. Tre procedure. Abbiamo tre differenti livelli di complessità con cui possiamo realizzare un'infografica, ok? Cioè c'è il web tool che possono utilizzare tutti, ma allo stesso tempo impone delle limitazioni. C'è Photoshop che è ottimo per infografiche professionali, ma non è lo strumento ideale in realtà. E poi c'è Illustrator che è lo strumento più adatto e versatile in assoluto. Questo perché? Perché Photoshop funziona su livelli. E anche Illustrator funziona su livelli, però in realtà noi con Illustrator, come vedremo, possiamo andare a selezionare dei singoli elementi e proprio agire per elementi, cioè spostare tutto sul momento senza andare tutte le volte a selezionare il livello e senza il rischio di andare a è molto più versatile, diciamo, Illustrator per quanto riguarda le infografiche. Allora, questo è il tool che vi dicevo prima, non so se qualcuno di voi è già andato a vederlo. Allora, vi lascio il link. Quindi questo è il portale. Dove andare a prendere la maggior parte delle icone che ci possono servire. Allora, no, un attimo, andiamo un attimo con ordine. Dunque, in questo caso partiamo ad esempio con il livello base. Adesso vi condivido lo schermo, così ditemi anche voi se lagga, se va lento, se si vede bene. Allora. Ok, ad esempio io adesso sono andato su Canva, voi riuscite a vedere questo strumento che sto utilizzando adesso? Okay, Giulia mi dice di sì. Perfetto. Allora, su Canva, molti di voi già lo utilizzeranno, sapete benissimo quindi che ci sono vari tipi di template che noi possiamo scegliere. Quello naturalmente su cui noi facciamo affidamento in questa situazione particolare, che è appunto la creazione di infografica, è questo. Quindi il template dell'infografica. Ok? Qui io ci tenevo più che altro a farvi vedere un procedimento particolare, perché sappiamo tutti che quando si usano questi tool una volta che ci si prende un attimo dimestichezza, è molto semplice da usare un tool del genere, no? Quindi se io ad esempio vado a prendere una grafica di questo tipo,
Naturalmente noi possiamo avere uno sguardo d'insieme andando qui e zoomando al minimo, quindi avere uno sguardo d'insieme sull'infografica e poi possiamo andare a curare invece i dettagli zoomando. La cosa interessante di utilizzare uno strumento del genere appunto è la questione del template. Okay? È la questione che è fondamentalmente un qualcosa di totalmente drag and drop che qualcuno se comincia a smacchinarci, se voi cominciate a un attimo prenderci la mano, risulta davvero molto agevole da utilizzare perché. Andiamo su qualsiasi elemento, possiamo cambiare il font. Nello specifico è incomprensibile. Okay. Possiamo cambiare il font, possiamo cambiare l'allineamento, possiamo cambiare la dimensione, possiamo cambiare la trasparenza. La cosa in realtà interessante di questo strumento, che magari non è così intuibile come tutto il resto, perché finché appunto si parla di cambiare il font e cambiare, magari inserire un elemento come ad esempio un'icona, quello che sto andando a fare adesso, no? Mettere un'icona, o una forma ancora meglio. Io voglio mettere una cifra qui al posto di questa goccia, vado ad esempio nelle shapes, nelle forme, e vado a prendere uno di questi elementi qui gratuiti, no? Naturalmente verrà enorme, noi andiamo a rimpicciolirlo e poi ci mettiamo dentro quello che ci serve. Ma la cosa in realtà che risulta un attimo, potrebbe risultare un po' meno intuibile è questa, cioè come fare se ad esempio noi vogliamo mettere qua sotto come sfondo, invece di questo sfondo verde, un'altra cosa? Il discorso dei frame, cioè se noi ci vogliamo mettere una foto ad esempio in trasparenza, come facciamo a fare in modo che sia un'immagine che si ridimensiona in maniera proporzionale, come se stessimo utilizzando appunto uno strumento grafico professionale invece che una foto che insomma non rispetta le proporzioni e dimensioni che vogliamo dare noi. Andiamo subito a vedere. Se ad esempio io vado a prendere da qui, allora se io vado a prendere un'immagine da pixel che riguarda appunto Pixel. Pixel video, non so se... Io decido che, ad esempio, questo deve essere lo sfondo della prima parte della mia infografica, no? Ok. Se io salvo l'immagine, e poi la vado a inserire. Io scusate, adesso probabilmente me l'ha messa in una definizione elevatissima, quindi prendo una di queste che sono già compresse. Ad esempio, io prendo questa immagine qui, la vado a inserire. Vedete cosa succede? Cioè, qui c'è già un altro frame qua sotto che io vado a cancellare perché non mi interessa. In pratica mi va a riempire esattamente la grandezza del frame che io ho definito. Vi faccio capire. Se io vado a eliminare tutti i frame che ci sono qua sotto e viene fuori appunto uno sfondo bianco, pulito, liscio, come se io avessi appena creato l'infografica e ci fossero soltanto queste separazioni qui che alternano il bianco e il verde con le varie icone.
Se io prendo questa immagine e la metto qui e la vado a mettere attraverso il posizionamento, la vado a mettere sotto tutto, vedete che non riesco a darci la forma che definisco io, nel senso che si posiziona, va in pratica a coprire lo spazio, cioè se io volessi che riempisse meno spazio, ok, vedete? Non posso. Non posso perché me la fa dimensionata solo così. Quindi se io volessi che riempisse soltanto la parte superiore, ma allo stesso tempo in larghezza che coprisse tutto, non posso farlo. Questo lo posso fare soltanto con l'utilizzo di un frame, che è quello che siamo andati a vedere prima. Prendere un frame generico, quindi quadrato, come ad esempio, no, scusate, non un frame, ma uno di questi, un grid. Se io ce lo metto qua sopra e poi lo vado a dimensionare questa volta come voglio io, può anche essere sottilissimo. Ecco che andandoci a mettere sopra l'immagine, io dopo la posso veramente dimensionare come voglio io, cioè, e lei mantiene le proporzioni. Io credo che questa sia l'unica cosa di questo tool che non è perfettamente intuibile, e quindi vi ho voluto dire. Questo ci permette di creare appunto delle suddivisioni perfettamente speculari, coerenti, cioè che tutti i frame, che tutte le sezioni della nostra infografica hanno la stessa altezza e la stessa larghezza, ok? Mentre invece se uno si affidasse soltanto all'inserimento di foto, fondamentalmente è legato alla dimensione della foto in sé, che quindi potrebbe essere per puro caso esattamente coincidente con il campo che noi vogliamo dare alla nostra infografica, quindi ad esempio questa seconda sezione, oppure no, cioè, oppure potrebbe anche risultare deformata, e così noi abbiamo un'infografica che non è coerente. Okay. Scusate, ero qua. Fermatemi se non è chiaro, oppure se volete che ci sia un approfondimento su questo strumento. Io do un po' per scontato che alcune cose siano. Ah sì, giusto, mi dice la Giulia che giustamente ci sono delle domande, cioè ci sono 5 minuti di domande, diciamo, di pausa, okay, tra un'ora e l'altra, perfetto. Sì, scusate, mi sono perso un po' via. Ok, quindi sì, se c'è qualche dubbio. Ragazzi, non abbiate pietà, ho fatto tutte le domande che volete. È qua per voi stasera. Sì, Anche le cose più esatto. difficili. Massacratemi, no, ma forse le domande ci saranno dopo che avrò tirato fuori il lustretto, forse. Scrivere e seguire distintamente. Esatto, allora sei qua, giustamente Marta mi sta aspettando il lustretto. Perfetto. Va bene, niente. Allora, se è tutto chiaro, vuol dire che probabilmente ho detto delle cose che sapevate già tutti. Molto bene. Quindi andiamo avanti. Canva lo lasciamo un attimo da parte, nel senso che mi sembra che siate già tutti molto a vostro agio con questo strumento. E passiamo a Illustrator. Allora, vabbè, ok, qui io ho fatto un esempio di una grafica, ok, di una infografica che si può fare partendo dal nulla, perché questo non è un modello.
farò vedere anche come recuperare dei modelli già fatti e la loro grande comodità in realtà. Questa è un'infografica in due pagine che ho proprio fatto per es cioè, come esempio, quindi andrebbe assolutamente perfezionata e ci sono anche degli errori, nel senso che io sono partito dal dire, ok, io voglio fare una presentazione grafica con target, diciamo, il classico referente aziendale di un'azienda medio-piccola, no? Che comunque è un caso che può succedere. A chi intraprende questo percorso, quindi questa professione. E quindi questa è un'infografica rivolta a lui, un dirigente d'azienda, cioè nel senso un proprietario di un'azienda medio-piccola che dice: ma questi social media, insomma, mi possono davvero servire? Funzionano, non funzionano? Perché dovrei pagare qualcuno per curarmi social media, per curarmi Facebook, Instagram, robe del genere. Vi dico, è proprio un abbozzo perché l'ho creata appunto ieri mentre preparavo la parte pratica della lezione. Però questo tanto per farvi capire che anche partendo da poco, cioè nel senso, io qui ci ho messo bene o male un'ora per fare queste due pagine, no? Con Illustrator, senza partire da un template precostituito. E può essere interessante cercare di replicarla, cioè quello che vorrei farvi capire è che partendo da un foglio vuoto e andando a recuperare degli elementi grafici da Freepik, ad esempio, da un portale che offre questi elementi gratuitamente, scaricabili già in formato leggibile da Illustrator, e andando appunto a creare dei grafici a torta con la funzione specifica di Illustrator, noi possiamo andare a creare un'infografica che insomma è funzionale, interessante, può avere il suo perché, ok? In poco più di un'ora. Ok. Quindi, ad esempio, io sono qui al mio foglio vuoto. Noi possiamo andare già a mettere, visto che c'è un elemento centrale, beh, allora, innanzitutto quello che avevo fatto io in origine, che poi sono uscito un po' dal seminato, era questo qui. Cioè di andare addirittura a creare, vediamo se l'ho qui. Cioè all'inizio l'idea è partita da questo, cioè nel senso io sono entrato su XMind. Fondamentalmente ho creato il macro tema che era il social media marketing, che cos'è, cosa serve, cioè a cosa serve il social media marketing, e da lì poi sono partite le varie diramazioni. Faccio vedere quindi il punto di partenza che non è la board, non è la board di Illustrator, ok? Il punto di partenza. Il punto di partenza è questo qui. Poi, per non perdere tempo, non vi faccio vedere appunto la raccolta dei contenuti che è avvenuta su Pocket e sugli altri strumenti, comunque anche quella c'è stata. Però tanto per dire, il punto di partenza è stata una cosa del genere. Adesso appena si carica, esatto. Ok. Cioè io sono partito da un macro tema e poi ho cominciato a mettere delle tematiche di secondo livello, diciamo, che potevano andare a spiegare questo macro tema, ad affinare un po' l'obiettivo dell'infografica e insomma tirare un po' di acqua a nostro mulino. Quindi testimonianze, quali vantaggi economici, quali differenti piattaforme sono utilizzabili e le loro caratteristiche specifiche, i tipi di contenuto, chi può trarne vantaggio, ok? Quindi cioè, questa sarebbe stata l'idea complessiva dell'infografica. Poi, naturalmente, dopo io mi sono fermato a una bozza. Quindi andiamo a vedere esattamente come realizzarla. Io da qui semplicemente sono andato su Google e ho preso una delle immagini più diffuse, ok? Questo affastellamento di icone social. E lo sono andato a mettere qui.
Questo va a creare il centro della mia infografica. Allora, io adesso forse sarò limitato perché, vediamo, un secondo che devo tirare giù. Perché qui ho la barra di Skype in alto e mi limita nemmeno. D'accordo. Quindi questa cosa qui. Naturalmente andiamo a visualizzare anche i righelli. Andare a prendere il centro. Questo livello qui, una volta che noi decidiamo bene o male che che ha la grandezza che desideriamo, possiamo anche bloccarlo. Quindi andando su Object, facendo lock, possiamo bloccare quello selezionato, così non ci fa casino con il resto, diventa praticamente una parte dello sfondo. Per fare le linee di demarcazione possiamo tracciare una linea che ripercorre appunto la guida e poi molto semplicemente, una volta che l'abbiamo definita, andare a definire il colore. Quindi in questo caso possiamo scegliere un azzurrino, molto social, molto Facebook. Possiamo andarla a ingrandire un attimo. Ora si vede poco perché è sopra. Notate che è questa, no? Questa qui. Quindi facendo stroke possiamo andare a definire anche il fatto che sia tratteggiata invece che lineare. Quindi qua gli si può dare 5 punti, 5, insomma quello che vogliamo, qui facendo un po' di esperimenti. Ed ecco la nostra linea tratteggiata, ok? A questo punto possiamo, selezionando Alt, sempre utilizzando il cursore nero, che è quello di selezione, possiamo andare a metterla dall'altra parte. Probabilmente non ho messo esattamente al centro. Messo esattamente al centro. Comunque sì, è più largo di qua. E, ok, quindi possiamo fare la stessa cosa anche qui. Questa volta però ruotare la linea. Vedete? Sì. Sempre Alt si allinea in automatico. Allora, fondamentalmente noi qui abbiamo visto che in quella che è nella bozza grafica che ho fatto prima, vedete che ci sono queste bande colorate, diciamo, che fanno a mo' di titolo, cioè per evidenziare i sottotitoli delle nostre altre categorie. Queste potrebbero sembrare molto difficoltose da realizzare, cioè perlomeno uno si mette lì e fa vedete, perché sono composte da una forma che fa in pratica l'ombra. Cioè una forma principale che è questa, poi una forma che è a mo' di ombra e poi un'altra forma che è a mo' di coda, coda della vignetta. In realtà tutto ciò, se noi andiamo su
attimo capire come organizzarmi per farvi vedere tutto. Ok. Ok, ecco qua. Allora, se noi ad esempio andiamo su, io ci sono già, basta digitare free pick su Google, vi passo il link. Ok, allora qui se noi ad esempio digitiamo qualcosa tipo banner, qualcosa tipo title box, vediamo che ci sono tutte queste bandierine interessanti, no? Cioè, ci sono queste più fumettose. Ora, io per trovare quelle avevo digitato forse semplicemente box. No, erano, allora, queste erano, faccio vedere. Io li ho rinominati banner colorati, ma appunto digitando banner dovrebbero venire fuori. Esatto, sono questi qui, no? Il free pick li chiama origami. Fondamentalmente sono questi banner fatti a mo' di cartoncino, quindi che si piega dietro e possono essere utilizzati per vari scopi, anche per tipo evidenziare delle offerte, dei saldi, cose del genere. Qua li vedo molto spesso con terminologie legate appunto alla vendita diretta, alle promozioni. Ecco, questo qui di fatto è il file che ho scaricato io per recuperare queste bande. Che poi vi dico, io le ho lasciate tutte colorate per farvi capire che erano elementi differenti. Naturalmente a livello estetico, visto che mi sto rivolgendo magari al titolare di una piccola media azienda, magari era doveroso fare amalgamare i colori, ecco, però tanto per renderla un po' più vivace. Quindi cosa si fa? Cioè, cosa faccio di solito? Prendo uno di questi set di elementi grafici e vedete che c'è il free download. Poi ovviamente c'è anche la licenza con l'attribuzione, cioè nel senso noi dovremmo comunque dichiarare il fatto che abbiamo fatto un'infografica basandoci su una composizione grafica basandoci su dei contenuti che hanno creato altre persone. Però questo a mo' di esempio, no? Quindi Colorful Origami me l'ha scaricato, io ce l'avevo già, eccolo qui. Ed eccoli, ok? Questi. Va a selezionare il gruppo e lo si porta dove vogliamo noi, quindi qui. Possiamo, e lo possiamo mettere, li possiamo disporre come vogliamo, possiamo anche copiarli e incollarli, possiamo anche far così. Selezionarli tutti e poi con Alt trascinarli e creare tante copie, tutte uguali, tutte uniformi. Ecco, non sto qui ovviamente a scriverci dentro, cioè la scrittura, ok, si prende lo strumento testuale e si comincia a scrivere dentro, modificando poi insomma, modificando da qui il colore, quindi il colore del carattere, la grandezza, il font. Ok, caso anche qui vedete che come forme queste sono tutte stretchabili. Naturalmente poi vanno un attimino aggiustate perché ricordiamo sempre che sono. In realtà questo non è un oggetto unico, ma sono tre forme sovrapposte che vanno a creare a livello visivo questo effetto.
Ora passiamo a qualcosa di un po' più succulento, che è appunto la creazione eventualmente di... beh sì, mi sono dimenticato in realtà di aggiungere qui l'immagine dell'omino. Anche qui io ho digitato fondamentalmente su Google businessman e businessman vector, quindi tutte le ricerche di questo tipo di contenuti si fanno in questo modo. Chiudo Canva e andiamo a vedere, per esempio, Businessman Cartoon PNG oppure Businessman Cartoon Vector, no? Cioè, qualcosa di questo tipo. E qui ne troviamo di tutto e di più. Anche, tra l'altro, vedete che la prima risorsa che compare solitamente sono sempre free pick. Ma se si va a esplorare qua sotto ci sono in realtà altre decine di portali come free pick. Se si va direttamente su Google, magari si potrebbe avere l'accortezza di filtrare i risultati per i diritti di utilizzo, quindi contrassegnate per essere riutilizzate, e questo già sfoltisce un po' la scelta, cioè riduce un po' la scelta, ma almeno noi sappiamo che queste icone qui, queste immagini, questi cartoon possiamo utilizzarli tranquillamente. Ok? Una cosa di questo tipo, ad esempio, deriva da Pixabay, insomma. Sono tutte cose che si possono usare nelle nostre infografiche, soprattutto se gli vogliamo dare l'impostazione un po' fumettosa. Ok, io qui adesso ho fatto d'accordo. Quindi in questo caso io ce l'avevo già qui, me lo trascino in Illustrator. Ridimensiono sempre facendo attenzione a premere, vabbè, chi usa già Photoshop lo sa già, comunque facendo attenzione a premere Shift mentre noi ridimensioniamo, perché altrimenti se non premo Shift viene fuori una roba così. Okay. Qua vengono mantenute proporzioni. Come fare un grafico a torta? È come fare un grafico, ad esempio, a barre. Questo è lo strumento, ok? Il Column Graph Tool, cioè il Graph Tool in generale. Poi dopo se ci si tiene cliccato sopra, ecco qui che arrivano, ad esempio, il grafico a torta. Sempre tenendo Shift per mantenerlo proporzionato, andiamo a trascinare nell'area dove che conterrà grafico. E viene fuori una simpatica tabella pseudo Excel, ok? In cui noi possiamo andare a mettere i nostri dati. Per cui, se si tratta soltanto di un grafico a torta per le percentuali, possiamo mettere 37. E a 100. Beh, facciamo così, diciamo di sì. Io la matematica. No, non era una domanda a te, Giulia. Era una domanda a me stesso. Ok, come fare adesso a cambiare i colori di questo grafico a torta e soprattutto come fare per renderlo tridimensionale, perché così è un po' scialbo, no? Abbastanza. Giulia conferma. È un attimino tristone. Quindi, se lo selezioniamo tutto, possiamo andare su effetti e fare un effetto 3D così. Di extrude level, possiamo fare la preview, quindi noi già riusciamo a capire come sarà alla fine, vediamo se ok, ecco, noi vogliamo che abbia una bella qui è troppo ciccione adesso, ad esempio. Giusto? Ok, così è bello corposo. E se potevamo anche fare left, top. Ok.
E poi ruotarlo come vogliamo noi, insomma. All'inizio era così. Vabbè. Così ci potrebbe stare. E adesso chiaramente andiamo a modificare tutti i vari colori. Quindi, ad esempio, questa parte qui potrebbe diventare. Se noi andiamo a prendere il contagocce, può diventare blu. Questa parte può diventare. No, qui adesso ho preso tutto. Sì, solitamente si fa prima in realtà la parte del colore, prima di farlo diventare in quella maniera qua, infatti. Adesso mi diventa un po' complicato, ad esempio, qua. Ok. Questo ad esempio potrebbe essere la parte, appunto, una fetta riferita a Pinterest in una ipotetica leggenda che poi andiamo a costruire qui. Comunque questo è giusto per capirci. Seleziono sempre attenzione prendendo non il cursore nero, ma questo qui, perché il cursore nero ci va a selezionare tutta la forma, ok? Tutta la torta. Invece con questo, appunto, la selezione diretta, andiamo a prendere soltanto una parte. Andiamo a prendere quest'altra parte qui, che attualmente è grigia, e ci andiamo a mettere parte di WordPress, e insomma. Fondamentalmente ha già un altro aspetto. Poi adesso probabilmente l'abbiamo inclinato anche un po' troppo. E dopo ci andiamo a mettere la nostra percentuale qua sopra, magari in bianco, ok? Quindi questo era 100, comunque andiamo a prenderlo dai dati che abbiamo inserito. Ok, se non ci ricordiamo più i dati che abbiamo inserito, basta cliccare col destro e andare appunto in data e noi troviamo appunto la fetta maggiore, quella di 42, poi 37, 8 e 13. E si può modificare anche, insomma, in maniera dinamica andando a cambiare questi parametri. Per la leggenda, sì, ci rimango molto, nel senso che basta prendere uno strumento rettangolo e andare a fare proprio dei quadratini mettendoci il colore di riferimento, quindi ad esempio in questo caso io lo seleziono tutto e ci vado a prendere questo blu, ok? Poi lo vado a duplicare, gli vado a cambiare se c'è qualcosa di poco chiaro, chiaramente fermatemi. La Giulia sta leggendo i commenti mentre io appunto sono qua con lo schermo condiviso. Io sono imbarcabile. In realtà la Giulia adesso se ne sta andando. No, sto venendo al caldo. Ok, e Poi quindi certo, eh. qui si cambiano appunto selezionando i vari quadrati che abbiamo creato a mo' di leggenda e qua andiamo a mettere le voci, quindi ad esempio appunto a questo blu acqua, scusate, e qui sotto per molti aspetti l'utilizzo di Illustrator è abbastanza simile a quello di Photoshop, ecco, cioè semplicemente abbiamo la possibilità anche di prendere delle forme di questo tipo tutte insieme, comunque ridimensionarle. È un po' più immediato. Quindi questo è un grafico a torta. Chiaramente c'è anche un discorso da fare che volendo, per chi è più comodo a utilizzare Photoshop, volendo si può fare soltanto un grafico, mettendolo in un file nuovo, ad esempio 500x500, 1000x1000, insomma la risoluzione che si vuole, 600x600.
in un'altra pagina si crea semplicemente il grafico, come abbiamo fatto adesso. Con tutta la leggenda, le percentuali, oppure anche soltanto semplicemente il grafico. Ok? E poi lo si esporta in PNG. Lo si esporta in PNG, cioè lo si salva in PNG e lo si va a utilizzare come immagine proprio su Photoshop, sul nostro file di Photoshop. Chiaro che dopo questo deve essere la forma definitiva, non possiamo più ruotarla, trasformarla, aggiornarla con i nuovi dati. Ci possiamo al limite andare a mettere sopra le cifre delle percentuali. E anche i colori diventa difficile poi andarli a modificare perché ci sono già vedete le sfumature. Quindi, insomma, se voi siete più comodi a lavorare su Photoshop, potete anche fare determinate cose su Illustrator e poi tornare a lavorare su Photoshop importando il file in PNG. Nulla ci viene di fare questa cosa. Qui vedete che comincia ad assomigliare alla grafica che avevo creato. Qui naturalmente ho fatto più che altro delle modifiche minimali, quindi cioè sono proprio delle cose a livello di colori della leggenda. E il grafico a barre invece, il grafico a barre è appena appena diverso perché potrebbe creare, diciamo, delle complessità a livello di elementi che ci sono dentro. Dunque, vi spiego. Io lo vado a creare uguale a quello di prima. Naturalmente all'inizio c'è una sola barra gigante. Andiamo a fare anche qui, sempre a riferimento a questa ipotesi che stiamo facendo un'infografica sui social media, sull'utilizzo di social media, no? Facebook. E qua ci mettiamo una cifra che poi dopo possiamo far diventare anche una percentuale volendo, anche se in questo caso non è con un grafico a barre, cioè con un grafico a torta la percentuale forse ha più senso. Un grafico a barre magari mettiamoci proprio una cifra, cioè tipo non so, Facebook quanti lo stanno utilizzando attualmente, quanti sono gli utilizzatori di Facebook totali, no? Ad esempio, non so, ci mettiamo. Che di buoni. No, perché sì, giustamente deve essere, qua non è formattato come un CSV, quindi deve essere proprio una cifra. Poi dopo le andiamo a spostare codici. E dopo andiamo a modificarla noi. Facciamo un esempio, giusto per fare un esempio, no? Vedete che come si dice, la scala numerica si aggiorna in automatico in base proprio alla cifra più alta che mettiamo, quindi si tara su quello. Questi dati, purtroppo se si va, sì, ecco, Illustrator in questa composizione dei grafici non è intelligentissimo, nel senso che se le nostre voci sono più lunghe di parole chiave, appunto, che rientrano in questo campo qui, se sono un po' più lunghe, si va a sovrapporre, quindi siamo noi dopo che dobbiamo andare a impaginare. Cioè, se come voce avessimo messo qualcosa tipo, non so, tipo come se fossero i risultati di un sondaggio, no? La domanda magari come quella che avevo fatto io qua nell'esempio, quali sono i reali benefici del social media marketing, no? Quindi miglioramento delle vendite, riduzione della spesa di customer care, e quindi insomma non soltanto delle keyword che stanno appunto
perfettamente sotto la barra, sotto la colonnina, ma delle frasi complesse dopo vanno impaginate, di fatto. E anche qui, poi dopo, noi andandoci a modificare il testo, possiamo metterci la misura che vogliamo. Cioè, le cifre che mettiamo al momento del data entry nel foglio Excel per creare il grafico sono indicative. Poi dopo noi ci mettiamo appunto 100 milioni, 15 milioni. Anche qui, allora qui il giochetto del 3D viene molto peggio, nel senso io a questo punto su queste vi consiglio di, una volta definiti i vari colori, che anche in questo caso non saranno tutti uguali, ma sarà ad esempio, viola qui, questo, verde, questo devo prendere un azzurro. Ad esempio, noi possiamo andare con Shift a selezionare tutti e tre questi campi e andarci a mettere una lieve ombreggiatura per renderla appunto meno statica. Anche in questo caso facciamo Object, effetti, scusate, e c'è un outline stroke oppure più che altro un drop shadow. Okay, questo è l'effetto che si potrebbe dare tranquillamente. 100, 77, qua potrebbe andare bene. Diamo un colore un po' più nero, nero, nero. Comunque c'è sempre la preview. In questo caso direi che deve andare bene. Cose di questo tipo. Poi i parametri da modificare, se si vede che l'ombra va appunto a coprire magari le scritte, si può fare una cosa di questo tipo. Andare sempre qua. Orientamento, ma in questo caso l'ho aumentato. Comunque sì, sempre tenendo in considerazione che questo non è una cosa statica, cioè nel senso, se io vado a selezionare soltanto le scritte, posso andare a spostare come voglio, cioè non è un blocco unico questo grafico. D'accordo? Poi un'altra cosa che potrebbe essere interessante è, beh, anche questa cosa, questa forma con il virgolettato, insomma con diciamo, la citazione, tra virgolette, il classico formato della citazione che può essere carino da mettere in un'infografica. E lo sono andato a pigliare, anche questo, lo sono andato a prendere da questo sito. Qui probabilmente avevo esatto, mi erano arrivate fuori questo qui, un file semplice, semplice, semplice in PNG, oppure dei vettori di questo tipo, ho preso queste, ci sono anche quelli molto più di impatto, tipo più da barra, diciamo, o quelle le quote già colorate. Queste sono tutte le risorse che noi possiamo andare a scaricare in base alla nostra esigenza e cosa succede? Che se io vado adesso dove avevo salvato questo tipo di file, quindi vado a prendere quotes, apro il file che avevo precedentemente scaricato, scelgo quella che mi piace di più, in questo caso, ad esempio, potrei prendere. Ok, prendo tutto questo.
Qua c'è qualcosa che non c'entra, d'accordo. Qua cosa succede? Che tutta questa cosa questo avrei dovuto bloccarla. Avrei dovuto bloccare questa linea e infatti lo faccio adesso. Ok, lo sposto un po' in giù. Questa è una forma semplicemente che noi possiamo andare a modificare come vogliamo, anche dopo prendendo tipo, cioè quel testo qui, a noi non serve, lo andiamo a cancellare. Prendiamo soltanto questo stile, diciamo. Attenzione che... Esatto. Di considerazione che in realtà questo spazio che voi vedete tra le virgolette e le linee è proprio un elemento a sé stante, cioè nel senso c'è una specie di quadrato bianco sotto le virgolette, cioè sotto le, sì, sotto le virgolette c'è un quadrato bianco che crea lo spazio, la distanza tra le linee e il virgolettato. Quindi se voi per caso dopo cancellate, questo è tutta una figura unica. Certe volte può darsi che andando a spostare le cose con Illustrator vi può capitare appunto che vedete che non c'è più lo spazio tra il virgolettato e le linee. Questo può voler dire che avete inavvertitamente cancellato un elemento che c'era sotto, che però era bianco, quindi se il vostro sfondo è bianco voi non lo vedete. Quindi sempre attenzione a quello che si va a selezionare. Vedete? Cioè io sono andato con la selezione del diretta, quindi il cursore non nero ma quello bianco, ok? Così io creo questo effetto di distanza. Se io tolgo questo quadrato è una specie di workaround, cioè nel senso è una cosa che viene fatta per creare un effetto, in realtà è un elemento grafico. Va bene, anche qui ci poi, una volta che l'abbiamo fatto diventare come vogliamo noi, possiamo scriverci anche qualcosa dentro. Una cosa interessante che potrebbe valer la pena di spiegare, di soffermarmici un po' su, è quello di creare dei campi dinamici in Illustrator, ok? Cioè dei dinamici, scusate, dei campi semplicemente fatti con delle linee curve, come ad esempio questo. Cioè, questo è un altro esempio che ho creato per far vedere una delle cose che si possono fare con Illustrator. Naturalmente anche queste icone qui le sono andate proprio a prendere di peso da FreePic e poi le ho aggiunte alla grafica. Quindi come realizzare ad esempio una cosa di questo tipo, no? Con una sfumatura e un campo ondulato che dà appunto dinamicità e si differenzia dalle grafiche impaginate tutte allineate. Torniamo sulla nostra artboard di prova. Noi partiamo da un rettangolo normale. Ok, adesso è bianco, lo rendiamo questo azzurrino qui. E poi ci andiamo ad aggiungere dei punti di divisione, cioè ci andiamo ad aggiungere con lo strumento penna. Questo strumento qui che dovrebbe essere il vostro di default che compare
quando aprite Illustrator, a meno che non l'abbiate modificato appunto andandoci sopra e tenendo premuto, andiamo ad aggiungere un punto, un'ancora, un punto di ancoraggio. Ok? A questo punto, vedete che se lo andiamo a spostare, cosa viene fuori? Viene fuori qualcosa di, sì, ok, è comunque più dinamico di prima, perché noi possiamo fare una cosa così e poi farla la stessa cosa qua sotto e non è più un rettangolo, ma è un'altra forma. Però se noi ci vogliamo dare, come era appunto nostra intenzione all'inizio, ci vogliamo dare un effetto di movimento ondulato, andiamo a selezionare questo strumento qui, okay? Che è questo. Quella specie di cursore di freccia abbozzata con soltanto due linee. Convertitore del punto di ancoraggio, ok? Che si ottiene, che è l'ultima voce quando tenete premuto il tasto per effettuare la scelta sullo strumento PIN. D'accordo? In questo caso abbiamo dato questo effetto ondulato qui. Poi, a perfezionare, se magari. Vabbè, poi, poi dove sborda, chiaramente quando poi salviamo il lavoro non si vede perché quello che conta è l'artboard. Però se ci dà fastidio vedere che sborda, andiamo a perfezionare i punti di ancoraggio, cioè i punti limite. E ok, se vogliamo dare lo stesso effetto anche sotto, cosa facciamo? Andiamo a fare lo stesso procedimento anche sotto, cioè mettiamo qui un punto di ancoraggio, convertire, esserci. Scusate la diretta, forse avevo deselezionato, esatto, avevo deselezionato tutto involontariamente. Ok, adesso appunto vedete che gli possiamo dare più o meno, ok, la stessa forma ondulata. E qui possiamo anche andare a dargli una sfumatura, se noi appunto andiamo a selezionare tutta l'area che abbiamo appena creato, possiamo dare questa sfumatura qui, oppure gli possiamo dare questa sfumatura qui, oppure la sfumatura la possiamo decidere noi semplicemente scegliendone una di queste generica, sempre tenendola lineare, perché altrimenti l'effetto è che parte dal centro e si espande in maniera radiale. E andiamo a definire qui i colori, quindi il colore di partenza, il colore in cui si trasforma a metà e il colore in cui va a finire, ok? Tutte le definizioni, cioè tutti i colori li andiamo a definire qui, quindi se vogliamo che la sfumatura parta dal bianco più totale, andiamo a modificare questo quadratino, questo puntatore, lo slider del gradiente. E gli andiamo a dire che deve essere totalmente bianco. E poi qui può essere arancione invece che azzurro. Naturalmente poi dopo deve essere tutto allineato con questo colore. Ok? E si ottiene una cosa di questo. Che può essere insomma una banda dove andare a mettere appunto dei dati, una timeline, come ad esempio è stato fatto prima qui.
Va bene, io credo che dunque questa qui è più o meno una dimostrazione, anche se non perfettamente identica di quello che siamo, di quello che ho fatto prima, come diciamo, come grafica di prova. Andiamo a vedere se nelle slide avevo qualcos'altro. Ma il tempo è al termine. Quasi. Comunque vi ho sentiti molto attenti perché qui non ci sono state ancora No, no, praticamente assolutamente. interruzioni, domande, per cui o ho detto delle banalità incredibili oppure nessuno mi ha capito, oppure tutti si sono addormentati, Sei oppure tutti pesante. sono Sei usciti. stato pesante. Chi è che dice che è pesante? No, Tu? Ma io. te? No, dunque te mi devi dire che sono interessantissimo. Sei stato Ah, interessante. ok. Ah, no, 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 aspetta, aspetta. Allora, scusate. No, no, non No, sei non sei pesante, come ho detto pesante, io, sei ma sei ipnotizzante. ipnotizzante. Non so, Siamo non so chi l'ha ipnotizzati. detto, aspetta. Ah, ok. Infatti, Karen giustamente si è svegliata adesso. Perfetto, Martina infatti. dice che sono ipnotizzati, che sono tutti ipnotizzati, sono tutti molto attenti, ci sono vivi, sono concentrati. Ma lo so che in realtà vi siete fatti l'aperitivo e siete Sono tutti venuti lì fatto per. bene, Ma grazie. certo. Cioè, Belli ha messo persino se stesso come era, lui era l'omino nell'infografica. Cioè, per farvi capire il soggetto. Ma mamma mia, cosa va a pensare? Che l'aperitivo non manchi mai, giustamente, ok? Bene, no, mi fa piacere che, non, che siate stati ipnotizzati, spero che questa abbia una percezione positiva e non che tipo la mia voce soporifera. Comunque, allora ritorniamo un secondo sulle slide perché non mi ricordo se c'era qualcosa. Ah, perfetto, allora sì, ci sono già le domande, ottimo. Allora, ritorno sulle slide e poi rispondo alle domande, se si rispondono ovviamente. Perché, come dicevo all'inizio, io non sono un mago Dovete nell'illustrator di smart Photoshop. adesso. No, no, vero. Ho le cose basilari. Ok. Non so se c'era qualcosa che mi sono dimenticato di dire. Ma che è stata abbandonata? Sono io. No, sei dentro. Connessione. Aspetta. Non ci sono? Sì. Sì, qua. Dai, Ah, ok. non fare la persona timida. C'è una domanda della Silvia. Te Ah sì, la ok. devo Allora, leggere? Sai leggere? ma qua mi dà un problema. Aspetta. Scusate ragazzi, mi sentite ancora? No, Perché effettivamente no. altrimenti è stato No, terminata esce così con rientro. l'unica diretta. No, Ah no, 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 ok, mi sento. non si sa come perché qua a me dà che non sei in chiamata comunque. No, Bella. ok, niente, ho abbandonato la chiamata, però in realtà mi sentite tutti, va bene. Aspetta che ti riprendo la domanda. Ah, la Silvia ti diceva, parlavi di free pick e di diritti di licenza da dichiarare, cioè non ho capito, vanno indicati. Sì, allora, soprattutto quando si utilizzano, allora, solitamente se tipo si prende un template già precostituito e comunque se appunto si digita su FreePic, il motore di ricerca interno, template, infographic template, ci vengono dei template già precostituiti e in quel caso vedrete che giù in basso template c'è la dicitura made by tale utente di FreePic. È chiaro che nulla ci vieta di eliminare quell'elemento con Illustrator e di levare la citazione a chi ha creato quel template. Tutto sta un po' a noi, cioè nel senso non è illegale. Quindi solo per template, non per immagini singole. No, immagini singole si possono riutilizzare.
soprattutto se poi vanno a costituire delle grafiche, ad esempio sui siti web, lì c'è proprio l'indicazione di mettere un codice HTML per dichiarare appunto che una tale immagine, una tale grafica è stata utilizzata, presa, prelevata da quel link. Però siamo sempre lì, nel senso, se noi utilizziamo le nostre grafiche per un utilizzo proprio commerciale, allora sarebbe meglio citare la fonte. Se invece le utilizziamo per scopi personali oppure no profit, però appunto tutte le indicazioni di fatto sono visionabili quando si cerca di scaricare qualcosa. Perché ad esempio, cioè la licenza di fatto è gratuita però con l'attribuzione. Quindi non è Creative Commons, è un po' più limitato del Creative Commons. Bisogna in ogni caso, è consigliato citare la fonte. Vedo. Quindi Allora, solo per template, non per immagini singole o icone. Ah, ok, grazie. dunque, ci sono dei programmi gratuiti per fare graphic design for canvas. Sì, cioè, allora sì, sono queste qua che mi sono ritrovato davanti, che avevo preparato nella slide, e andando avanti appunto sono queste. Cioè, e qua ci sono anche, non so se vedete ancora le slide o Sì, no. Ok. Sì, qui la Giulia le vede, perfetto. Sì, allora, in queste slide qui vedete alcuni tool con, diciamo, una breve descrizione, perché poi fondamentalmente si tratta sempre di tool drag and drop, in cui tu scegli un template oppure parti da zero e poi ci trascini dentro gli elementi da una serie di elementi. E quindi di fatto ce n'è uno magari che è fatto molto bene, che permette tra l'altro anche di fare dei grafici come se stessimo utilizzando Illustrator, e che è Infogrames, e però è a pagamento. Cioè, nel senso che tu fai la tua grafica, però poi quando ti chiede di, quando ti da, quando tu decidi di scaricarla, di scaricare questa grafica oppure di condividerla, ti chiede di passare di fare la pagamento, al piano pagamento. Che francamente non sono aggiornato sui costi attuali, perché poi cambiano di mese in mese. E questo back page, anche questo, gran parte dei template sono disponibili solo facendo l'upgrade. Invece forse è PictoChart che è quello ideale per veramente chi vuole fare del design da zero, anche se in realtà io consiglio sempre Canva, cioè nel senso che se si ha Canva. Canva è nato per fare le grafiche dei social. Poi dopo sono stati introdotti molti altri template e secondo me sono tutti abbastanza validi, i template già di Canva, e permettono già un'ottima dose di personalizzazione. E poi c'è Easly, che è buono sicuramente, e Visualize Me, che è quello per i graphics TV. Quindi lo crea partendo dal tuo profilo LinkedIn, lo crea in automatico. Poi dopo va ritoccato. Insomma, può mettere che va ritoccato, però la base di partenza è come se uno, insomma, si fosse fatto il suo graphic CV, molto basic, molto semplice, però utilizzando già le informazioni che lui ha messo sul profilo LinkedIn. Ok, poi vi dimostro che dimensione minima dell'artwork. Consigli che voi in casa, con il WordPress può scalare tutte le dimensioni vanno impostate. Ah, ok, per un'infografica, eh? Ok, lì, guarda, va molto un po'. Non ti saprei dire, cioè, probabilmente a livello proprio di larghezza andiamo sui 1200, cioè io partirei con il 1200, poi la lunghezza la decidi tu. Io partirei con un 1200 più che altro perché se poi la integri in un sito o un 1080 o un 1200, dipende un po' da quante sidebar
anche sai farà quel sito, però fondamentalmente di solito per questo tipo di grafiche si può partire anche con un 1080 di larghezza e poi svilupparla in lunghezza quanto si vuole, cioè lì dipende un po' dalla quantità di dati che uno vuole. C'è Silvia che ti chiede, ho sentito parlare di GIMP, lo conosci? Credo sia il cugino free di Photoshop. Sì, esatto, sì. Allora io GIMP lo conosco, non lo uso perché comunque ha cioè ha le stesse, io ho saputo che ha le stesse potenzialità di Photoshop fondamentalmente. Il punto è che alcune cose, alcuni procedimenti, processi, funzioni sono diverse, quindi già uno magari si fa fatica appunto ad abituarsi a Photoshop, dopo passare a GIMP risulta difficoltoso. E poi magari non ha perfettamente tutte le compatibilità, cioè se uno utilizza la suite Adobe, ci sono vari tipi di processi che uno può fare facilmente tra Photoshop, Illustrator e InDesign, okay? Quindi tra questi tre programmi uno comunque può aspettarsi di avere della compatibilità. E invece magari se fai una cosa con GIMP, l'evento tu resta importante da virtualmente su Photoshop. Anzi, probabilmente no. Dicono che GIMP non è for dummies. No, esatto, GIMP non è for dummies, no, assolutamente. GIMP comunque bisogna fare dei tutorial, bisogna fare un corso. Cioè sì, è come Photoshop, soltanto che è gratis. Per cui sì, cioè vale la pena comunque in effetti saperlo utilizzare, assolutamente, soprattutto visti i costi della suite Adobe. No, per adesso non ci sono altre domande. Insomma, sei stato un po' noioso. Cioè, sapevano già tutto. No, adesso sì, Belli ma non verrà mai più chiamato per fare una lezione. io sono stato preoccupato di fare delle figure di merda, no? Magari non sapere delle cose basilari, e poi dopo la finire invece che magari sono stato anche troppo. Non lo so. Vabbè, vedremo il feedback di questi ragazzi. Assolutamente vogliamo il feedback, esclusi ovviamente quelli che sono in gruppo con lui per il project Scusa, ragazzi del work. Project Work che sono di parte. Ed escluso Alessandro, ovviamente, che abbiamo lavorato insieme, quindi il suo voto non conterebbe. Peraltro non lo Abbiamo vedo anche dei neanche voti più, insieme in Ale. convention, giusto? Giusto, Ale non lo vedo neanche più, forse cioè l'hai fatto già scappare, non hai Sì, neanche il suo ma infatti appoggio. l'ho salutato apposta per sentire se è ancora lì, No. se n'è andato da mo'. Hai detto basta, Già belli. un'ora fa probabilmente se n'è andato via. Guarda, ti dirò che sei anche stato nei tuoi tempi, sono i 59, io non so come tu abbia fatto, ma... Ah, vero. Anche lì, boh, non so. Quindi, niente, dai, passiamo alle informazioni di contatto, c'è un bel faccione, mail, Facebook, LinkedIn. Chiedetemi un'amicizia, ragazzi. Confermate le mie Non chiedetegli competenze. l'amicizia con quella foto lì. Buongiorno Elvira, scusa. Metterci il ragazzino, quello dell'infografica. Ah, giusto. No, grazie a voi per essermi stati a sentire fino a questa tarda ora. E grazie mille per aver partecipato, insomma. A presto, sì, ma purtroppo lo vedrete tra poco anche agli SDB Awards, quindi Un avrete po' ci modo di testare la sua conosceremo, simpatia. esatto, ci conosceremo di persona e potremo bere un calice di persona. Ragazzi, allora poi domani vi mando la mail, quella per le stanze, così risolviamo anche questa cosa. E basta. Vi auguriamo una buona bevuta, una buona serata. Aspetta che guardavo se c'era qualche domanda che avevo lasciato indietro, non posso spostare No, tutto, no, ok. stai dicendo che faccio male il mio lavoro? No, assolutamente, non volevo. Va bene. E poi mandateci anche chi vince questo bellissimo, questa competition tra me e Belli. Ragazzi, buona serata a tutti. Tanto ho vinto io, frate. Ciao cari.